Ciao a tutte ragazze, oggi sono stata da Pigottà e anche dai cinesi, quindi vi faccio un video riassuntivo delle cosine che ho trovato. Allora, da Pigottà ho acquistato, vado in ordine con lo scontrino. Allora, innanzitutto vi volevo dire che nello scontrino è riportato che se hai la Fidelity Card fino al 31 maggio puoi scontare 6 prodotti a tua scelta. Scopri quali sul via Lanchina o un quadro il codice QR code. Qua sotto, io già usavo Riti perché oggi è il 31, quindi immaginati, mo io, ah, da che mo, avevo già consumato tutto. Allora, ho voluto prendere uno smalto perché io lo smalto al lavoro non lo posso portare, però ho voluto prendere questo colore chiaro 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 perché dato che nei piedini ho un colore che non mi piace, un po' madreperlato, rosa, volevo provare a dargli sopra questo per vedere che effetto fa. Questo è un color pastello rosa della Rimmel, super gel, effetto gel. Volevo provare a darmelo anche sulle mani, che se non è molto evidente mi protegge un po' le unghie e me lo do anche andare al lavoro, anche se non si potrebbe, però una volta ogni tanto magari è chiaro non se ne accorgono. No vabbè, no dai, da mettere ogni tanto, quindi poi lo proverò. Questo è il numero e vi faccio vedere. Questo step 1, step 2 è compatibile anche con il suo top coat che io credo di avere in casa, cioè sicuramente quello di Sally Hansen, ma dovrei avere anche questo. La numerazione che ho preso è la numero 021 New Romantic e costa 3,99 euro. C'era lo smalto. C'erano gli smalti fluo strabelli di Fedez. Sono stata tentata dal comprarlo. Adesso ci penso, però costava 15 euro. 15 euro uno smalto di Fedez fluo strafigo. Penso che mi andrò a prendere il fucsia prima di andare in vacanza o da dare quest'estate al mare quando sono in vacanza. Non lo so, adesso ci penso. Se qualcuno di voi l'ha comprato, mi faccia sapere. Se qualcuno è curioso che lo proviamo insieme, lo scriva qua sotto che lo vado a comprare. Sperando che ci sia qualche offerta, così magari io pago anche un po' meno volendo. Poi mio marito voleva il Germocid che non c'era, quindi in alternativa ho preso questo che è una specie di disinfettante per il climatizzatore. Elimina i batteri, i funghi attivi contro la legionella, un presidio medico chirurgico serve per quando soffiate col compressore, prima bisogna soffiare con l'aria tutto il compressore, togli i filtri, soffia tutto il clima, poi lavi i filtri col detergente igienizzante, lo sgrassatore e poi dai, spruzzi questo dentro al clima, lasci andare 20 minuti, c'è tutta una procedura, non così napolitita con lo straccio per dar giù la polvere, c'è tutta una procedura che tutti gli anni va fatta nei centri commerciali, negli uffici soprattutto. In casa ci siamo solo noi, però va fatto perché la legionella è pericolosa e la si può contrarre. Quindi questo è uno spray disinfettante, si chiama Germo Tech Prevenzione e Salute, attivo sul coronavirus. Disinfestazione, va bene, lasciamo perdere, oggi sono un po' pazza, non fateci caso. Costa 6,95, ne ho comprati due, uno e no due perché dobbiamo fare l'igienizzazione del clima anche a casa di mia mamma. Con la ring light che spara, scusate, la devo abbassare perché inizio a vedere i pallini ovunque, ecco, così magari dà meno fastidio agli occhi. Mi vedete peggio, ma inizio a vedere pallini, mi dà fastidio. Poi, mio marito usa solo e esclusivamente il Glycolid. Burro cacao, quindi ne ho comprati due perché non si trova più da nessuna parte. Hanno smesso di farlo per un periodo, o perlomeno ha smesso di arrivare per un periodo. Adesso c'è e quindi non me lo lascio scappare. Ne ho comprati due e costano 2,49. Ho preso dov'è? SP Supervelo 8 denari. Ah sì, le calze. Le calze queste qui perché domenica ho un battesimo e sinceramente non so se metterò o no le calze, penso di sì, perché ci vogliono le calze in chiesa a un battesimo, no? Una ricorrenza, andare nudi, però dopo se mi metto le calze non mi posso mettere i sandali, perché questi qui non hanno il buchetto per le ditina. Non lo so, vediamo, mercoledì vado al mare, se prendo un po' di colore, non sono troppo color morto e decido di mettermi i sandali, dipende che giornata è, perché se piove mica posso andare a un battesimo con i sandali, se piove metterò le scarpe chiuse. Anche se sarei molto più felice di mettermi i sandali, quindi non le calze, io l'ho presa per comodità, ho preso la prima barra seconda che è una SM, perché dopo si passava la L, e ho paura che la L dopo mi fosse grande,
questo fa SM, dovrebbe andarvi bene, la colorazione è nudo, sono della San Pellegrino, sono calze made in Italy, super velo 24 ore, collant, effetto make up, 8 penso che siano i denari, punta invisibile, ah punta invisibile, quindi me lo potrei mettere anche coi sandali, un po' schifo secondo me, vabbè, tallone invisibile, ultra trasparente, velatissimo effetto make-up, uno speciale cinturino di comfort e punto invisibile. Beh, vabbè, questi qua. Proverò, poi vi farò sapere. Spero di non doverle provare e di andare con la gamba nuda, che mi devo anche depilare le gambe, tra l'altra cosa, perché domani per forza, perché mercoledì se c'è bella vado al mare, ero a casa dal lavoro! Grazie! Il giorno della Repubblica. Allora, siamo andati anche il giorno di Pasqua, non mi ricordo. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, per Pasqua, quindi... è già un miracolo che siamo a casa il giorno della Repubblica. Poi, 2,99 le calze. Poi ho preso uno sgrassatore della Napisan, questo qua, 1,68 €, che si è rovesciato in tutta la sporta, ho impestato tigotà di odore di Napisan. Questo piace a mio marito, a me non mi ha fatto impazzire, l'odore mi piace, pulisce bene, ma se dovete pulire una superficie super grassa, questo non fa assolutamente per voi, perché non sgrassa tantissimo. Qua c'è scritto potere sgrassante, rimuove germi e batteri. Sì, un po' sgrassa, ma non lo amo, invece mio marito è piaciuto e l'ho voluto per lui, 1,68. La solita spazzolina 2,99 della Bright, chi ha un gatto mi capirà. Poi Dove, ho ripreso questo qui, che io utilizzo deodoranti spray, però ho voluto prendere questo qua in stick, adesso è chiuso, non si sente tanto, c'è ancora la chiusura così, perché quando ho un sudore un po' più pesante, ovvero quando ho il ciclo, mi piace usare uno stick che aderisce meglio, mi fa sentire più sicura, e questo qua invisibile non rovina i capi, è buono, della Dove, l'ho pagato 1,69 €. Vabbè, poi l'altra confezione che vi ho già fatto vedere del germo, quello lì. Poi a 7,49 in offerta c'era ancora, ho approfittato per prenderlo entro la fine del mese, perché poi non so cosa costerà a giugno, questo qui che ci porteremo in vacanza, che è la Wonder Water, balsamo lamellare, trasformazione immediata, di cui vi ho già parlato sul canale e ne ho voluto provare un altro. L'ho riprovato ancora su Angelica e devo dire che è eccezionale, cioè sui capelli di Angelica, dato nelle giuste dosi, non appesantisce. Vi lascio qua sotto, se mi ricordo, il video dove vi ho parlato di questo prodotto. Poi Licia de Natur Vapo, ve l'ho già fatto vedere, no, non ve l'ho fatto vedere, ho comprato sempre mio marito, lui usa questi due questo deodorante della Licia, ne ho presi due, costano 2,50 € l'uno, credo che siano in offerta, senza sali di alluminio, 0% antitraspiranti, perché l'antitraspiranti non vanno bene, perché bloccano le ghiandole sudoripari, si chiamano così, e possono dare dei problemi gravi anche alle ghiandole sotto le ascelle, quindi non usateli, gli antitraspiranti, tanto non servono una bella massa, perché tanto col deodorante siete sicuri e protetti comunque, con echinacea e vitamina E, questo lui dice che dura 24 ore e si trova bene, perché mio marito è un sudore normalissimo, come anch'io, a parte nel ciclo ho notato un pochino più di difficoltà a gestire il deodorante, ma io alla sera o la mattina se esco senza deodorante e sudo non mi sento cattivo odore, quindi per noi vincere è facile un po' il deodorante, diciamo così. Poi ho preso le salviettine intime della Malizia, queste qui, alla camomilla, faccio vedere bene, spara flash un po' adesso con la ring light, delicata freschezza quotidiana, dermatologicamente testate, 20 pezzi, 99 centesimi, lo trovate nelle buste. In tutto ho speso 45,70 €, ho speso parecchio perché 7,50 € il balsamo più altri 13-14 € solo di questi spray qua, sono... questa è stata la spesuccia che abbiamo fatto. Adesso ho già 2800 punti, quindi credo che è arrivata a 3000, di avere 50 euro di sconto, una cosa del genere, non lo so, poi ci devo guardare. Poi sono andata dai cinesi, ho preso intanto queste due buste in prurigole, perché devo spedire delle cose, quindi me le tengo lì belle pronte, che ho delle cose da preparare, da spedire, andrò a sentire in posta anche, vabbè, ho varie spedizioni da fare. Poi costano le buste grandi in prurigole, si capisce niente in questo scontrino dei cinesi, aspettate un attimo, busta grande 1,10 sarà sporta quella,
50 centesimi l'uno con le due buste là, se capisco bene questo scontrino. Poi ero andata per comprare le buste in pruribolle, poi intanto che ero lì mio marito voleva i tappi per delle bottigliette di vetro in cui si porta il caffè al lavoro. Questi qui, questi tappi qua, andavano molto negli anni 80 quando io ero piccola, questi tappi qua, credo che questi costassero un euro, tappo per bottiglia. Poi un altro tappo, 1,20 euro, questi qua, che sono quelli con la plastica colorata sopra e la chiusura così, per chiudere la birra, il vino, queste altre cose qua. Poi gli acquarelli a 2,50 euro, questi qua, della Giotto, perché Angelica ha cose consumati suoi, quindi dato che mi piace quando colora è tanto brava, gliene ho voluto prendere degli altri, un regalino per lei, 2,50 euro. Poi, intanto che c'ero, ho preso il due confezioni di cucchiaini, quindi 4 cucchiaini, 3 euro, questi qui piccoli da caffè, perché mi mancavano i cucchiaini da caffè, e quindi li ho voluti prendere. Ne avrei presi di più, ma erano finiti, erano gli unici due che c'erano. Inox. Sì. Poi credo 1,50 euro un bigliettino per di auguri. E poi in teoria non trovo il prezzo di questi. Aspettate che conto un attimo le cose che ho preso. Tappo e tappo. Ok. Cucchiaio, tappo per, quindi queste tre voci ce le ho. L'acquerello sono queste. La busta è quella lì. Poi c'è 2 per 0,50 sulle buste grandi, credo 1,50 euro, credo, se capisco bene lo scontrino, questi qua che sono dei sacchettini, 50, sì dai, dovrebbero essere questi qua, 50 buste in polipropilene trasparente, fondo quadro, trasparenti, 8x5x24, fanno questa forma. Perché devo fare, quando il giorno che compirà gli anni Angelica, le altre mamme ho visto che hanno fatto una bustina di queste qui trasparenti con dentro un cioccolatino, una caramella, un timbro o una colla glitter o un pensierino per ogni bimbi per il compleanno di Angelica, cioè noi la festeggiata le regalava agli altri. Poi dopo il compleanno lo festeggeremo in modo diverso quest'anno, non lo faremo a casa perché vogliamo invitare i bimbi, fare una cosa diversa, e quindi andremo, ci appoggeremo un ente per poter fare le cose in regola, poi vi racconterò che cosa ho deciso di fare. E niente, qui ho speso 15,80 euro in tutto. Niente, queste erano le mie spesucce, ragazze, prendo un po' di tempo, spero il prossimo lunedì vi registro i video che mi avevate chiesto, spero di avere un po' di tempo, me lo auguro, per me e per voi. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.